Benvenuti ragazzi su RPG Games, mi sono attorcigliato già in partenza, si comincia molto bene, buon inizio settimana, buon lunedì. Allora, siamo arrivati, eravamo rimasti qui venerdì dove non si riusciva a uccidere l'orso, vediamo se ci riusciamo a partire bene, riprendiamo, banda di ciacci, i piani di sconfiggere l'orso. Allora, attenzione perché l'orso è lì dentro. Poi qui ci sono altre cosettine qui. Vediamo un po' altre frecce. Perché poi dopo si va piano. Eccole laggiù. Poi bisogna saltare, bisogna stare un po' attenti. Via. Tanto. Ok. È troppo stretto per combattere. Premi, tirarlo fuori. Non mi ha preso. Oh, non l'ho stordito. Io buono. No, ci si fa nemmeno ora. Riproviamoci. Dovremmo avere. Ho guadagnato tempo. Morto? Oh, ce l'abbiamo fatta. Esplora il grotto per trovare un'uscita. Pelle d'orso. La pelle d'orso va così. Allora, ce l'abbiamo fatta. Credevo peggio. Qui graficamente. Quindi il fine settimana ci ha dato per certi versi un aiuto. Allora, intanto qui c'è vuota. Questo qui. Ok. Ora visto ci sarà qualcosa. Componente per pistola si mette. Oh! Componente per armi, ok. Scassino, ok. Va bene. Questo?
Ho cercato di raccogliere più informazioni possibili sul massacro nella tomba del profeta. Negli ultimi giorni, i miei fratelli sono stati uccisi uno dopo l'altro, fino all'ultimo. I seguaci del falso profeta sono morti a centinaia qui, ma alla fine hanno vinto. Ho sigillato al meglio la tomba e ho detto alle persone del villaggio vicino che il profeta è finalmente morto. Li ho lasciati con la minaccia che questo posto debba rimanere nascosto. Non so se il profeta sia sopravvissuto, ma seguirò le loro tracce. Nessuno sfugge all'ordine della Trinità. Vai. Caverna, seguimi sentiero mongolo alla ricerca di tracce della città per due. Caverna, ragazzi, questa avventura strepitosa. Qui devo salire qui. Noia. Diavolo! Sarà gelida. Mi sa di sì. Qui bisogna stare attenti perché mi sa che sennò si muore al freddo. Devo andare per forza via. Tieni tutto, eh. Era freddo. Passaggio mongo. Allora, vediamo un po' se le armi punto vita zero. Inventario. Ok. Attrezzatura. No. Voglio vedere le armi. L'arco. Questo ho già fatto. Niente, ok. Quindi non si può fare niente, anche le armi. Destinazione disponibile, quello. Ok. Esplora per trovare ingresso. Ah, tomba della sfida opzionale di zona. Esplora per trovare ingresso. Però questa è opzionale, io volevo fare la storia principale. Se facciamo la principale, perché non voglio fare. Vediamo un po' se si va da quest'altra parte dove si va di qui. Qui non si va da nessuna parte. Non vai da nessuna parte a meno che. Dai, bisogna per forza far quella, eh. Vabbè. Come fa a salire? Per prendere una bella rincorsa. Thank you.
Una galea da guerra bizantina. Come diavolo è arrivata qui sotto? Boh. Sono passati di qui. La città perduta deve essere vicina. Non c'è nessuno? Guarda, però c'è anche sto sorriso. Una spilla bizantina. La smaltatura è stupenda. Peccato, ho sbagliato io. Sbagliato. Accampamento. Eccoci. Ma chi è questa? Non sono tua nemica. Questo è tutto da vedere. Prima hai ucciso quegli uomini. L'ho fatto per sopravvivere. Insomma. Credo l'abbia fatto anche tu. Da quanto tempo? Giorni, non di più. Gli invasori hanno imprigionato molti dei nostri. Vattene da questo posto, finché sei in tempo. Non posso farlo. Sono venuta per una cosa importante. Anche loro. Se ti rivedo ancora, giuro che ti pianto una freccia in gola. Il mio canino, sentite, sta brontolando. Stessa parte. Spero di poterlo dimostrare. Che sta succedendo laggiù? Chi? Dove è andata? Ok, in mezzo al nemico entra effettivamente nella vecchia casa sovietica. È abitato. No. Queste persone sembrano essere qui da molto tempo. Hanno vissuto isolate per decenni, forse secoli. Ho notato il suo abbigliamento. Piccoli ornamenti che non sarebbero stati fuori luogo nell'impero bizantino. Che siano i discendenti del popolo del profeta. Esagerà ora.
Cosa sanno della città perduta o della sorgente divina? Una cosa è certa. La Trinità farà di tutto per scoprirlo. Chiunque siano, temo che corrano un grave pericolo. Speriamo che il vecchio detto sul nemico del mio nemico sia ancora valido. Allora, punti abilità. Combattimento. Caccia. Killer efficiente. Nemici uccisi. Ok. Ok. Quest'altro invece non ce lo possiamo fare. Festa al duello. Dopodiché questo. Non ci abbiamo niente. Sopravvivenza. Non ci abbiamo. Forse era meglio sopravvivenza. Comunque. Vediamo un po' le armi. Inventario. Allora. Questo. No, non ce l'abbiamo. Questo cos'è? Attrezzatura. Porta cartucce di fucile. No. Questo è cartucciere per fucile pesante. Questo, borsello e munizioni. No. E se non c'è la cosa. Solo l'arco. Niente, via, quindi non si può fare niente. Tombe completate zero, tutto zero. Abbiamo anche il kit qui, però ci abbiamo anche la possibilità di fare due viaggi veloci. Però noi seguiamo le cose. No, beh. Sarebbero questi. Uno, accampamento massaggio mongolo. E questo qui, rifugio selvaggio. Le abbiamo già fatte queste, no? Sì. Base sovietica. E l'area completamento zero. Base, vista sulla base. Noi siamo qui. Ma siamo già qui. Vai. Ora. Andiamo andare lì. Non posso fare niente per lui adesso. A tutte le unità. Ho appena saputo che Constantine sta scendendo dalla prigione. Primo giorno in Siberia ed è successo. Due anni in Afghanistan e un altro in Indonesia e niente. Ma è bastato un giorno qui sul ghiaccio e boom, la mia prima uccisione. Ho guardato i suoi occhi spegnersi mentre mi supplicava. Non era russo. Non ho idea di cosa dicesse. Sono rimasto con lui. A guardarlo. Il minuto prima era lì e quello dopo, fine. Solo carne. Ho vomitato sulla neve. Vedevo il mio vomito mescolarsi al sangue del ragazzino. Lui ora è solo carne e io sono vivo. Constantine continua a dirci che siamo qui per un motivo speciale, per compiere il volere di Dio. E ora anch'io comincio a capire. Beh, prima uccisione. Vediamo di sistemare tutto prima che arrivi. Ehi, mi ricevete? Cazzo, dobbiamo ripristinare le comunicazioni. Mai visto niente del genere. Uno svitato figlio di puttana che attacca con un'ascia tre uomini armati. Non ho idea di come abbiano fatto a prenderne uno vivo. Che diavolo è questa gente? I primi rilevamenti hanno segnalato un insediamento sui monti. Sembrava un villaggio di contadini. Credevano si sarebbero arresi subito. Contadini, un cazzo. Questi sono guerriglieri addestrati. Hanno fatto scappare i sovietici, o almeno così pare. Potrebbe essere un buon segno. Se proteggono qualcosa nascosto tra le montagne, allora siamo nel posto giusto. Tu hai capito cosa stiamo cercando? No, pare lo sappiano solo ai piani alti. Ma deve essere qualcosa di importante. Non mi viene là. Un dispiegamento di questo genere. È quasi un anno che sono sul campo e non ho mai visto niente di simile. L'ultima operazione paragonabile è stata quella dell'isola.
ma quello era un lavoro pulito. Questo è un altro paio di maniche. Poi, sì, sguardo basso e poche domande. C'è qualcuno qua. Qualcuno si diverte con noi. Sono qui! Controllo e vedo! Sì, però ho fatto casino. Come faccio con l'alcol? La bottiglia dov'è? L'ho lasciata lì, mentre sono cascato. Devo saltare lì. Non ce la fa più. Arrivando qui, mi vede. Finita!
corde non ci fanno nulla. C'è qui dentro. Compro pistola, no, nuova attrezzatura 2 di 4 per averci la pistola. C'ho te. Lì su, ho capito. Dove si rimane? Aspetta un po', aspetta, devo rimanere. Devo rimanere qui così. Pistola, zitto zitto. Già quanti minuti ci abbiamo poi? Non morirai, anche tutta la tua famiglia, tutti moriranno lentamente sotto i nostri occhi. L'armata rossa sta arrivando. Settimane lì sì. Centinaia di uomini costruiscono quel mostro di ferro sul ghiaccio. Molti sono i morti, i corpi congelati sparsi per la tundra. Nessuna cerimonia funebre.
Nessuna sepoltura o cremazione. Questi nuovi invasori sono crudeli. Sono uomini senza Dio. Vengono a cercare i preziosi metalli della montagna? O come molti prima d'ora sono attirati dalla sorgente divina? Il mio popolo deve prepararsi di nuovo alla guerra. Prendi quelli. No. Devo prendere questo. No, non ce la fa entrare. Non ci si può fare niente. Ma qui ci abbiamo anche il fucile, e poi vediamo dove si va a rifinire e poi qui ci sarà una strage. Non so se riusciremo a bloccare la perdita. Qui ci sarà una strage da fare e poi dopo ci salutiamo. Sarà facile trovare pezzi di ritardo. Su chi è? Per capo.
Avevo lasciato a te il comando. Signor sì, ma non mi aspettavo questa resistenza. Avevo chiesto di essere i miei occhi e mi aspettavo che vedessero. Sai bene cosa ci sia in gioco in questa operazione. Sì, ma... No. 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 Non lo sai. No. Come potrebbe uno come te? Cattivissimo. Shh. Tranquillo. Tranquillo. Non devi temere il dolore. Certo, io... L'obiettivo è a portata di mano. Dobbiamo stare allerta. Se ci riusciamo, un mondo nuovo ci aspetta. Il mondo che abbiamo sempre voluto. Constantine, vieni alla prigione il prima possibile. Abbiamo preso uno che potrebbe sapere qualcosa. Dai. Se avrai fede, ci uniremo alla gloria della sorgente divina. Oddio. Trova una strada per raggiungere la vecchia prigione. No. Che nessuno lo tocchi. C'è un'altra perdita di carburante. Che cazzo è successo? Come si fa qui? Io ragazzi direi però di chiudere qui l'episodio, se no diventa troppo lungo. Non possiamo permetterci altre perdite. Ok, ci penso io. Qui bisogna cercare un attimino di ucciderli, uscire. Però qui ragazzi occhio perché... Merda. L'attacco è fottuto. Qualcuno può darmi una mano? Eccomi. Vedi c'è quello lassù. Abbiamo ancora problemi con il vecchio. Perderemo tutto il cazzo di carburante. Beh, non posso. Come va? Merda. E andiamo. Aspetta, troppa forza. Fai più piano. Questo schifo di affare è completamente arrugginito. Come procede? Non so se riusciremo a bloccare la perdita. Se non funziona, dovremo bloccare il condotto e aspettare una nuova valvola. Non sarà facile trovare pezzi di ricambio qui. Sentito? Vado a vedere. Chiaro? Non ce l'abbiamo fatta, troppo, abbiamo sbagliato ragazzi, abbiamo sbagliato, e con questa uccisione però ci lasciamo questo episodio. Vediamo se mercoledì riusciamo ad andare avanti. Nessuno lo tocchi. Da qui ci ho provato per vedere se si riusciva a finire l'episodio con l'uscita, no, alla rambo della nostra Lara Croftur. Noi ci troviamo mercoledì, salvo il vero, magari un piccolo shot vi dirò se confermiamo la presenza di mercoledì, sono sicuramente venerdì. E niente, questo video lo troverete condiviso sulla pagina Facebook del canale PG Passione Games, dateci un'occhiata, tanto sotto trovate i collegamenti e anche una diciamo un avviso, un richiamo alla rinnovata pagina Instagram. Io vi saluto, vi do appuntamento alle prossime, mi raccomando cliccate il mi piace, commentate e noi ci vediamo domani con il nuovo episodio targato Mister Allegria con FC24 nella sua nuova avventura in Turchia. Ciao.